Ciao a tutti ragazzi, anche questa sera diretta di GTA 5. Questa sera più improvvisata del solito, dato che non era molto in programma questa diretta. Diciamo che la faccio soltanto perché mi sono tolto dal cazzo un po' di cose e mi posso permettere un'oretta di gioco anche questa sera. Allora, il post su Facebook l'ho messo, mettiamolo in evidenza. Il caricamento del gioco è in corso ed io ne approfitto per invitarvi di nuovo, come sempre, a iscrivervi sul gruppo Facebook o YouTube, in modo da sapere sempre in tempo reale quando è che andrò online. Ecco Lester che ci chiama, no, che noi chiamiamo. Hey Lester, first gauntlet's ready to go. All right, that's good work. Ah, ok. Perfetto, allora devo rubare tre macchine. Di chi è questa macchina? Ah, è mia. Sembrava tutta gialla. Tre auto da modificare per il colpo che dobbiamo fare insieme a Franklin e Trevor. Diciamo che è il colpo definitivo questo. Allora, per trovare le auto dobbiamo vedere un'email che ci ha mandato Lester, posizione auto. Qui nella descrizione, ok, questa l'abbiamo presa da Pillbox Hill. Poi c'è questa Rockford Hills. Allora, vediamo un attimo questo punto della mappa dove. Ecco, dovrebbe essere qua vicino. Tanto metto questo. Vediamo. Sì, è quello, però il punto è sbagliato. Punto è qui. Perfetto, vediamo un attimo la foto perché ci dovrebbe essere. È lì in strada, perfetto, andiamo. Dicevo, come al solito invito tutti a iscriversi sia al canale YouTube che a quello Facebook. Anche se ora come ora, visto che sto giocando solo in streaming, invito tutti a iscriversi al canale Facebook, perché è proprio su Facebook dove metterò gli annunci in tempo reale. E logicamente nel momento in cui voi partecipate, se state guardando tramite un computer, potrete chattare con me attraverso la chat di Twitch, quella che vedete al lato del video. E la chat la mostrerò qui a sinistra. Le puntate una volta, le partite una volta finite, andranno su YouTube. Ogni tanto, quando ho l'occasione, faccio anche dei contest dove potrete vincere dei videogiochi per PC. Quindi, bando alle ciance, cominciamo a fare le cose serie. Anche perché questa sera penso non potrò fare dirette di 2 ore. Almeno devo cercare di non farle perché devo andare a dormire un po' presto. Allora, vediamo un attimo. Di nuovo con le mail. Che cazzo faccio? Perfetto, posizione auto giù. Questa l'ho presa. Allora, vediamo, ci sono le palme. Le palme e dietro dei portici. Vediamo un attimo la mappa. Sapete che mi sa che non è questo il punto. Eh no, raga, non è questo. Oh sì. Allora, qui c'è un incrocio qui sotto, un parato grigio. Un incrocio. Eh no. È un punto simile. Dove cazzo è? Ah, qua, vaffanculo, ok. Sono troppo sicuro. Ah, messa pure male, ok però. Tu cazzo sgomma sta macchina. Tra l'altro ancora non ho capito come mettere il turbo. Cioè l'ho installato ma non l'ho mai usato.
mio, guarda quando comincia a slittare sta macchina, una merda proprio. Tra l'altro non so se è possibile farlo in vita reale, ma modificare il fumo delle sgommate alle ruote mi sembra una cagata pazzesca. Anche se fosse possibile, cioè perché? Ok, eccole le palme e i portici. Ok, questa è la macchina. Dovrebbe essere questa o quella? No, questa. Portiamolo a modificare. Non so quanto mi manca la fine della trama, ma a questo punto penso non molto. Dato... oh mio Dio. Dato che in teoria sto facendo il colpo finale. Quello che Trevor e Michael rimandano ormai da quasi 20 anni. 10 anni, boh, cazzo ne so, comunque tanto tempo. Quando prendo queste macchine c'è sempre questa musica un po' inquietante. Eccoci qui. Boh, tanto la devo riparare. Togliete. Allora, comunque sia, facendo un quadro generale fino adesso di GTA 5, posso confermare che secondo me è il migliore di tutti. Migliore di tutti perché, proprio per via della sua trama, dei tre personaggi caratterizzati molto bene, ma anche perché, intanto mettiamo una blindatura, finestrini oscurati, il turbo no perché non so come si mette le bombe. Anche perché le missioni secondarie o i collezionabili, quelli che ci sono ormai ovunque, qui sono contestualizzati, cioè hanno un qualcosa che ti spiega perché devi cercare quegli oggetti. Non è solo una semplice collezione, quindi ha anche delle mini trame di fondo che stimolano di più. Perché a me sinceramente, tipo a San Andreas, di andare a cercare tutte le tag... sì, ok, magari uno dice devi marchiare il tuo territorio, ma era poco stimolante, cioè chi l'ha fatto non lo invidio per niente. Eccoli qua, e due. Perfetto. Allora, ora mi servirebbe un bel passaggio. Tu? No, vabbè, sta... oh, Dio, mi ha preso un colpo, mi sembrava crashato. Ciao, bello. In tre estate. Oh, ma che è stata a fare la festa? Bravo. Oh, non ti volevo uccidere, veramente. Mi è staccato lo sportello. Allora, vediamo. Di nuovo il messaggio. E vediamo appunto dove è situata la terza ed ultima macchina. Missione, quello è il Templar Hotel a sud-est di Legend Square. Stanno tutte al centro comunque. Ora vediamo. Ora. Prendo come punto di riferimento. Eccolo, questo. Vediamo dove è situato. Perfetto. Allora, è qui. Andiamo. Ecco Lester che l'ha avviso della seconda auto. Second gauntlet's a go, Les. Good, we only need one more. Vale. Hmm.
Oh. Il mio canale, ho visto, viene seguito anche da persone che non videogiocano. Ecco, io consiglio a queste persone proprio un consiglio così a buffo, non c'entra un cazzo adesso, ma se non videogiocate, ditelo tranquillamente, non vi inventate stronzate che voi avete giocato a questo e quell'altro, che avete visto il gameplay da un vostro amico e avete... Lasciate stare, fate più bella figura se dite no, non ci capisco un cazzo. E non vi biasimo, perché comunque un conto è iniziare quando sei piccolo e un conto è iniziare quando nemmeno sai cos'è un joypad. Ma non è questa la macchina? È questa, oh. Allora, aspetta un attimo. Ve lo dico perché ho conosciuto persone ultimamente che sono appunto imbarazzanti. No, non è questa la macchina. La macchina sta qui in questo viale. Eccola qua. Che sta a mangiare? Una patata. The fuck? Ah no, una ciambella. Sembra la stessa mangiare una patata. Ok, dopo questa dovrei avere tutto, perché avevo preso anche quella cosa che usano i poliziotti, le strisce chiodate. Anche quelle le avevo prese. E niente, servivano altre tre macchine. Oddio, non ricordo bene il colpo adesso come va eseguito. Ma dovrei... A parte l'avevo fatto scegliere direttamente in chat su Twitch. E dovrei svolgere il colpo, diciamo, in modalità stealth, tra virgolette. Meno caciarona possibile. Ma intanto ripari, poi metti le sospensioni per il trasporto dell'oro. L'extra metti blindatura, gomme antiproiettile... No, vabbè. Comunque sto finendo i soldi con Michael. Il colore lascia sta. Comunque si porta veramente bene questa macchina. Oh 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 oh. Ok. Tra l'altro un consiglio a chi vuole seriamente iniziare a giocare almeno ai giochi, oppure non riesce a guidare nei giochi, ad esempio GTA, oppure semplicemente giochi di guida. Consiglio un Evergreen che è Driver per PlayStation 1. Aveva una fisica, diciamo, abbastanza buona. Ed era veramente come fare un esame di guida. Videoludica, logicamente, eh. E quelle basi mi sono servite anche per altri giochi. Apposta. Vediamo ora cosa dice. Third and final gauntlet, primed and ready. Excellent. I'll let the others know we have everything we Perfetto. Need. Strip club. Andiamo, va.
procedure that snips a couple of troublesome nerve endings in your brain. Afterwards, you'll be completely brain dead, like everyone else in the state. Perfect for consuming our culture-free lifestyle. Just as there's a permanent surgical solution. Fuck, ma chius, vaffanculo, sbagliato strada. A solution that solves the anxiety and hunger for answers in your brain. The San Andreas lobotomy. 1061 Radio Los Santos. In prima persona si guida molto meglio se volete guidare bene. Perché si calcolano meglio le distanze. In terza persona invece non si capisce tanto bene quanto stai distante dalla macchina avanti. Ecco, ad esempio qui, vedete, l'avevo calcolato tutto. Perfetto, ci siamo quasi. Eccoci qua all'angolo. E qui, nel vicoletto degli zozzoni. Parcheggiamo logicamente in mezzo alla strada. Ciao ragazzo! Mr. DeSanto, good to see you. E diventò così. Giorno. Perfetto. All right. Hurry up. Get changed, all right? This is the biggest day of your sorry little life. Hey, man. So we really doing this shit? Frank, come on. Next door. Ah, our network hacker. Don't be fooled by the CRT and the fax machine. The hardware here is state-of-the-art. Cool. Hey, where's the rest of the crew? Outside. Hey, good luck, homie. I'll see y'all at Mission Row, all right? Oh, we'll see you there with approximately 8 tons of gold. 4 tons, not 8. All right, people, let's go. Get in the car, baby. We are about to make history. Secondo me non va a finire bene, sta. All right, people, the trucks are on route. Let's get to the tunnel and wait. Oh, questa è musica proprio da colpo. I would have been mad angry if I didn't get the call on the UD, homies. Know what I'm saying? No, no, aspetta. Rock, vaffanculo, vai. Olè, aspettiamo qua. All right, the trucks aren't here yet. Let's sit tight. No need to panic. We weren't panicking. Something wrong? Nothing's wrong. We just gotta wait. You saying don't panic makes me want. Giustamente. Hey, here we go. This is it. All right. I see the vans. Rock and roll. Rock and roll. Seriously? Let's go. Eccoli. Deploy the stinger. Lol. Now keep driving. They should go over it. Spam. Get out of the vehicle! Let's go! Oh shit! Move your ass! You do not want to die for this shit! Shit! Oh shit! Perfetto, sono nostri. No! Get a fucking move on! Come on, move! Hurry up! Just hold on! Hey, you get these ready! Let's go! Vai, durate 9. Yeah, we got a 1 minute window before the GPS starts reading abnormal. Then let the slaughter commence. Who you like? This one. No. Oh shit. Hey, please, whatever you need. Yeah, no shit. We need you. No. What's your name? Casey. Casey! Get in the fucking truck. Let's go! Go! Get in! Let's go! Go! Come on! Go! Move! Your welfare! Quit whimpering. Next stop, the Union Depository. Bello. Shh.
Shit! Relax, man. I'm the one who should be crapping myself. I'm about to rob the biggest bank on the planet. Fuck! Look, Casey, I need you calm. You're no use to me when you're freaking the fuck out. Where you want to be right now is useful. Eccoci. Onion 86, in sight. Stand by. Hey, I was expecting you like half a minute ago. Here you go. Gets me every time. Onion 86 in the building. Che bravo. Eggplant 22 in sight. Stand by. Don't do anything stupid. Let's go, pal. Authorization? Good. Good? Santiago Diego si chiama. Access is good. Courtesy, escort is go. Take us to it. Follow me. Madonna mia, che sicurezza. Hurry it up, Chubbs. How's things? No, sta abbastanza bene. Good. Yeah. Fine. How about the freeway is an absolute B*** CH today? Tell me when it is. You gentlemen have to sit in those trucks, bored out of your mind, staring at more money than you know what to do with. Okay. Il disagio. Collection team is here. You ain't getting through that thing with a chisel. So, you know what to do? Uh-huh. Come on. Okay. Ay-ya-ya-ya. Gentlemen? Oh, right. A job to do. Absolutely. Vedi però Trevor quanto diventa serio durante il lavoro. È emozionato. Villa Peppa. There is a lot of gold in here. Ho parlato. Holding on to it for the Chinese. No, we ever want to keep it in the United States. Sure, take what you can carry. Okay. That's good stuff. Alright, come on, we gotta schedule. Yeah! Alright! Trevor, stai buono, non fare cazzate. A little over 2 tons of pallet. Yeah? So what's that worth? Gold's trading at around 1,700 to 2,000 an ounce. 35 ounces a kilo, give or take. 1,000 kilos a ton, so that's $200 million or thereabouts. 200 milioni. Yep. Di dollari. That sounds about right. Got many jobs after this? No, it's the last one. He's retiring. Exploring other opportunities. Hey. Chance of an early death increases dramatically when you retire. Yeah, I'll bear that in mind. Ah, my back! This much metal ain't normal, is it? Quite irregular. Order came down this morning, but the computer cleared it.
Cargo's in the loading bay. Get her on board! All right, come on, let's not take up any more of this gentleman's time than we have to. That's it! Let's go! Hey, I'm not feeling so well, and I hey, thought maybe come I on, should Casey, just... Oh, my dear. You can't handle the hangover, Case. Do not overindulge. That's right. This man right here will teach you a little something about moderation. Cargo is gone. Oh, sembra andato liscio. Oh mio Dio, io c'ho paura quando è Trevor a decidere le cose. Be cool, Case. We unloaded Mission Row, you go on your way. Fuck. No way! Holy shit! Control, we got the metal. What's your situation? Not good, man. Meriwether know we took the UD. They out there looking for you. Fuck. You got a solution for this problem? We got the signal I had. I can use it to keep you away from them clowns. Andiamo da Franklin, ma. I hope you got a solution for this problem. Yeah, dog, we own it. Okay. The link's active. Now you can control the traffic lights. Let's go. Good luck. Hey, we got it. Okay, we in. Okay. We got a clean link up. There won't be any lag on your changes. Good work. Heading south. Right behind him. Hey, shit, man. Heavy showing up on the east. We gotta head okay, east rosso. This one looks good. Hey, make a left at the junction. Oh, shit. More mercs coming from the northwest. There you go. Perché siete nati su? There it is. Yeah, make a right there. The light is green. Done. Now don't turn, keep going. They're waving us through. Boom. Now go right at this turn. Perfetto. Hey man, guys showing up on the west side. Switched. Now this is a right, okay? You're good. Shit, more incoming from the south. Change is in. Changed. Hey, the north side, man. Meriwether on top of you. We got a green light. There you go. Dai, yeah. All right, now you're almost done. Green light ahead. There it is. Dai. Oh, fuck, on the right. You're about to see some angry-ass mercenaries. Tutto tranquillo fino adesso. Muscle up! You guys, redistribute the weight. Here they are. Hey, good work, Gav. Ah. Damn, I can't believe we got the metal. Damn right, all without firing a bullet. Oh, don't forget our base here, huh? The lead ain't gonna be wasted. No, please don't. No, wait. Biggest score of our lives, we ain't taking any chances. Sorry, Pally. Well, it ain't a chance. Please, he's in on it. Huh? Get up. Hey, get up. You tell him something that ain't on the news already. This whole thing is your idea. Yeah, I understand. Not a word. Exactly. Yeah, I was jumped. I never saw a thing. Go! You're fucking going as soft as that old flaccid boy in your pants. This divorce couldn't come soon enough. Fucking A! Yeah! No, man! Fuck! Work first, bicker later, man, alright? Non reggono più, Michael. Mercenary, mother. Oh, merda, mercenari. Keep loading. We'll deal with this. Fuck, dog! It's a good thing we paid the 10 people to get on! There'll be more coming! Let's get these in the trunk! Hustling! How many dudes they got in this private arm? Fucking! Meriwether! There's more of them! Fucking mercenaries! Whoever will be fucking this up! Hold them down!
Cazzo, pure a sinistra. Che cazzo succede, oh? Spamf. LOL, in bocca proprio. Spam. That ain't even fair. Hey man, these guys are everywhere. Fucking weird. This is someone calling you animals. Boom. Pronto, sono stronzi, una cosa assurda. Franklin, che cazzo fai? Cecchini del cazzo, muori. Muori. Rimasto l'ultimo. No, gli ultimi due. Hold him down. Go away. Ok. I think that's it. That's the last of them. So much for the bulletless revolution. Man, we always getting fucked with. You hold the perimeter. Everyone else in your cars. We leave while we can. Hey, what's stopping me from riding off into the sunset, huh? With my saddlebags a-bulging. Huh? Lester's the only guy who can flip metal without making a noise, dipshit. You wanna try? Be my guest. Alright, lead the way. E va, ognuno che ha la macchinetta sua. Via. 5 stelle. Qua devo guidare in prima persona. Togliete. Polizia del cazzo. Oh, ditemelo quando girate. No, cazzo! Oddio! Che cazzo c'è davanti a me quel coglione? Stronzi. No, dove sono filato? Vai! LOL. Niente. Oh, io l'ho fatta uscire, che culo. Eccomi, raga, scusate il ritardo. Porca puttana, zoccola. Meno male che l'ho blindata sta macchina. Cazzo.
troia come spara sto elicottero de merda. Hey, this driver sucks, man. Fucking trucks all over the road. There's our trucks. T, you and me. We take the left one. Vai. I don't see the vehicle. Okay, seal the tunnel and get a ground team in there. LOL. Si sa come ho fatto. Beh, in teoria il colpo è fatto. Forse il problema nasce proprio nella divisione dei soldi, anche perché sarebbero più Trevor e Michael. All right. Those guys will take care of the metal. Lester's meeting us at my place. Vai, tutti a casa di Michael. Hang on. We're just leaving the goal. Yepper. Hundreds of millions of dollars worth of gold. Hey, T, have a little faith. Faith? In you, buddy? All right, in Lester, in the process. Come on. We've been through it a million times. Any fool can take a score. It's getting away clean that makes the difference between those who walk free and those who do not. Man, I wouldn't know what to do with that shit. I'm guessing you wouldn't either, man. I'm sorry. I just have some trusting issues right now, Franklin. If we get away with this, if, and it's a big if, man, then I could finally really retire. Watch it, Frank. Michael likes to retire with a very interesting exit strategy. Come on, man. I mean, we just took the biggest score in the history of scores, and you bitches just want to moan. My mama never loved me. My friends never loved me. I'm mad because I'm rich. I'm sad because I'm successful. Man, this shit is pathetic, both of you. Oh, I am so sorry. Hey, we did it, assholes. We did it. C'è 200 milioni di dollari. Porca troia. È stata pure troppo tranquilla, però. Per essere il colpo finale, sì, sono arrivati i cazzo dei soldati. Niente di così trascendentale. Oh, quello le pisciano. Ok, dai, che siamo arrivati. Ho come l'impressione che non ci dovevamo fidare poi così tanto di Lester. Boh, non lo so. Che c'è qua? Ok, c'è sta Lester. Gentlemen! Lester, we have just made history. I don't want to ask a dumb question here, but where's the metal? I've got it on lockdown for a few days while I'm waiting for the go-ahead to melt it and move it. Where? Where? Mm-hmm. Exactly. Where is just the point. Let's say somebody gets pinched. Well, then where is the evidence? Or if anyone gets any silly ideas, then they'll just be futile. So we can take it easy. Knowing that it's gonna be a few days before Judas here shows his true colors. Really? Now? Yeah, now, sugar.
why don't you take a moment while you're sitting on that big fat pile of cash to chill the fuck out and realize what's done is done. Whatever you say. Well, this is a good time. Let's hit his fucking fuck. Hey! God. For a couple of Midwest stick-up artists, you guys sure have become a pair of whiny West Coast douchebags. What the fuck is wrong with the West Coast? Oh, I love it here. Everyone's so numbed by the sun that if you use a three-syllable word, they think you're a professor. Man, fuck you. Yeah, fuck you, you high and mighty weasel. And you don't talk down them to these fucking idiots. Hey, leave Lester. Guess. Are you and Lester together? Oh, now that makes fucking sense. Oh, for fuck's sake, man. You all are assholes. Man, I gotta go calm down, homie. This shit was real illuminating. Franklin, sorry. Come on back, have a beer or something. Invece che festeggiare stanno tutti a litigare. Mamma mia, 16 milioni di dollari a testa. E Lester si via sempre di più. Ok, qui c'è una fracca di missioni con un punto interrogativo. Il grande colpo, voilà. E direi proprio di fare retromarcia e andare a vedere. Ah, dopo il grande colpo sta musica è sta tutta. Madre. Sì. Oh, lo sapendo cazzo sta venendo questa moto comunque. Ho ribeccato che stava al confine quasi. Allora, questa P chi è? Non mi ricordo chi è la P. Eccala, il paparazzo. Hey, Bev! Oh, man, you fucking ruined the shot! You ruined the fucking shot! Stupido. What the fuck you talking about? You ruined the fucking shot! It's a fucking reality show, and you ruined it! Homie's got you them photos. Poppy Mitchell, the English princess, the others. Oh, right, man, you know? Don't even remember, right? The whole thing is like... But what about my money? We're shooting a show here, trying to work. Hello? I'll just, you know, have somebody call my agent or something. Man, fuck you. Whatever. Back to one. Please, we're shooting che something. Che cazzo, mamma, tu me devi pagare, scusa. Okay. Now, where were we? Guys, do we have enough shots of me jumping around the corner? I think we're good. We'll cut Poppy's reaction in when we get back to the studio. Ma dammi i soldi. Awesome. I can't believe the effort I used to go to for celebrity shots. If I'd known I could just get my agent to call their agent and stage it all, my life would have been so much easier. Yeah, well, welcome to the big leagues, my friend. Let's get some lead in lines. Vaffanculo, va. Ecco. Dammi tutto, va. Tiè. Missione completata. Vaffanculo. T'ho fatto un culo, ho fatto le foto de merda. Non ho capito io. Allora. Vado da... Sa, a me piacerebbe fare le missioni degli UFO. Da F. Marianne. Ma Marianne, veramente, tutti i personaggi hanno missioni con Marianne.
Non so però se fa meglio. B chi è? Barry. Mentre D. Dom, ma io manco mi ricordo sti tizi, non mi avete chiesto B. Oddio mio. No, devo scendere giù. Vabbè, uguale. Wow! Dai. Cazzo. Vale, oddio mio. Fermati! Chi è qua? Chi c'è qua? Comunque le missioni più rompicazzo che abbiamo fatto era quella del car attrezzi che ho quella fatta dai crack. Chi è? So I take it I can count on your attendance, friend. Huh? At the smoke inn! We're what? Ma quello delle canne! Together in a public place. It's very effective. I'm prepared to be a martyr, friend. Are you? Shit, if being a martyr means to smoke good weed, for sure. You like a little warm-up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? You know, get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. No, modo ammazza. Che cazzo vedrà Franklin? Oh, piano! Just a mellow, sophisticated man, it seems a little dry. Can't you see the aliens? Non vedo un cazzo, Franklin. What else are you taking? Man, this shit is garbage. Anyway, just get the stuff. Immune. It's a revolution. And then call me. Crazy motherfucker. Che cazzo? San Andreas needs you. I'll text you where the stuff is. Hey, go quick before someone sees you. And look out for the cops. And the monsters. They're everywhere. Ma. I'm being watched. The cops are on to me. Get out of here. You know too much. Ti devi sta. So come dirtelo. Ecco, sapevo che palle, non posso pistare botte nessuno. Non è che gli ho fatto male, Barry si è spaventato. Piove. Puttacci se piove. Che figo. Ok, dire andiamo a vedere sto Dom. Non ce l'ho. Cioè mi sono sparito tutte le missioni secondarie, ma mi sa che non ho finito quello. Intanto vado qua. Oddio, ce l'ho il cellulare, mo mi chiamerà. Ah no, ok, sono riapparsi. Vabbè, vado a fare la missione principale. Oh, fetta di culo. Ehi, sta pioggia, guarda il tempo. Però già se sta snula. Cioè, guarda laggiù, sembra proprio che c'è foschia della pioggia. Like it's 1992, he all off the chain, man. Hey, pull it together, man. Bring it up to speed, man. I don't
Ma lisciato. Ma dai. Oh, io vorrei vivere a GTA solo perché non piove mai. A voglia, agenti di capelli a culo. Oh. Oddio, Barry. No, ma che chiama? Mannaggia. Era un messaggio. Grazie, se, grazie per esserti unito alla lotta. Ecco i dettagli per la raccolta. Muoviti veloce e stai attento agli sbirri. Cerchi i servi del regime totalitario. Madonna mia, questa sta bruciata. Eh sì, scivola di più quando piove. Slitta molto più facilmente. Cioè, guarda! Cioè, è stupendo! Guarda i vestiti fragili. Mamma mia, foto su Instagram, ma voglia, fammela, va! Adesso la metto su Instagram, hashtag piove. Ah, per salvare le foto sul dall'app Snapmatic nella galleria occorre aver effettuato. Ma perché non è? Accedi. No, devo aggiornare, vabbè, che te sen culo. Devo aggiornare proprio la PlayStation. Aspetta, che è qua? Ah, non mi sembra se poteva interagire. Elimina. Ma che cazzo d'arredo che c'è? Guarda le foto sue qua. Allora, tanto mi serve un attimo un pochino di medikit. Non so se già l'ho detto, ma su sta casa io non ci capisco un cazzo. Cioè, come è fatta proprio a livello d'architettura. Bella perché è bella. Vedi chi ci sta. Another big ass mess on my property. Chop, I gotta train you to sit on the neighbor's yard. Guarda qua gli stronzi. Sacciacco. Flash. We walking, chop. È tutto fragico. Come on. Vai, chop, va a prendere la pallina in acqua. You lost it, boy? Vai lì. Fetch, boy. No, guarda, devo congedare perché ho da fare, Chop, scusa. Ma dove cazzo devo andare? Cioè, sta casa è il labirinto. Non c'ha muri, c'ha...
Cioè c'è un muro unico, no? E poi dentro c'è solo scale e vetri. Qui? Oh, andiamo un po'. Che è? Sono suonato. Ma chi è che rompe i coglioni? No! Hey, Slick, it's me! What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes. Ma sta sul cazzo questo! Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Nah. Trevor. Oh, yeah! But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. Oh my God. The feds, man. The feds have told me to kill Trevor. And I obviously can't kill them both. The feds. Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns in. And I make one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C, time's ticking, pal. G. Beep, 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 and your answer is... Man, you know what? Man, fuck you. Fuck you. Genius answer, pal. Total genius, but time is running. You think about it. Me, I got a triathlon coming up, and I am in deep training. Bye-bye. Man, fuck. Cioè, uno arriva e dice, no, cosa scegli? Uccidi Trevor, uccidi Michael, fai una follia. Ma io la faccio la follia. Certo. Franklin. Lester, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, all right? Come to my house. All right, all right, I'm coming. Mannaggia, ero appena arrivato a casa, me lo sbragava, fammi cazzi mio. Aria sto coglione mi diceva di ammazzare i miei amici. Ma vattene, affanculo. Andiamo a casa. Oh, oh, ma che sei matto? Ma che non vedi che sono una macchina? Sì, casa... Ah, ok. Stavo cercando casa di Lester. Cosa sono questi? Cumulo di erba. Ah, ok. Per comprare l'erba. Per quel fattone. Ti pare che mi sbagliavo strada? Vabbè, passo di qua, eh. Oh, ascolti sempre musica di merda tu, però. Oh mio Dio. Ok. We all care about the environment, some more than others, especially those of us on the West Coast. But places thousands of miles away have water that is our birthright. We're San Andreas Water and Power. Fearless efforts to keep the water and subsidies flowing. San Andreas could drop... Si è cagato tutto per usare la moto. No green lawns, no swimming pools, no lush golf courses in the desert. Sure, you may have to pay the piper sometime, but let's all work together to make sure it's not just yet. San Andreas Water and Power. Ah, mamma mia, io odio quando... ci stanno sti personaggi odiosi e non si ha la possibilità di scegliere veramente a livello personale. Beh, le zone in cui si possono trovare veicoli con un carico nascosto. Ok, vabbè, sti cazzi. Cioè, fosse per me io l'avrei ammazzato lì e vaffanculo. Oppure una cosa che vorrei appunto è che adesso avviso tutti e tutti insieme andiamo a togliere ste uova marce dall'FIB. Ah, Lester è tornato alla sua vecchia casa.
Lester. Ah, state qua. What's the panic, bro? What the fuck do you think? Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. But you know, I don't want to say something that's really exciting and then you have to act all deflated and say, no, it's just that somebody got the same tattoo. Why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Damn. Well, I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Yeah. Devin Weston, man. You know the, Rich fucker from whatever holy hibernates in. Exactly. All right. I say, kill Michael, then kill... Maggie Cuts? Man, are you for real? You're fucked, you know? I don't know. You know everything, dog. Okay. I know, okay? But I'm sorry. I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Ma io non li volevo uccidere tutte e due. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... Okay. Steve Haynes is under a lot of heat. Okay. At Court Center. Pensavo avesse capito male. Weston, A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Meriwether. I think, actually, Weston owns... piece of Meriwether. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry in Marietta Heights melting it down, then maybe, both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. I ain't got no better ideas. All right, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry, get yourself set up. I got you. No, aspetta che... Non volevo fare questa cosa io. Man, things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. No, cioè io non volevo ammazzare tutte e due. Io volevo ammazzare quei coglioni. Che palle ste cose, oh. Cioè se dovete prendere delle decisioni così drastiche, scrivetelo in modo un po' più dettagliato, Cristo. Vado, ma pure... porca troia... Franklin... era l'unico che metteva pace fra di loro. Sembra pure assurdo che diano la possibilità di prendere una decisione così stupida. Spero ancora che ho capito male io, perché... Where are we going? We are heading to the foundry place. Hey, look, hear me out, man. If it's too heavy for you, you can back out. No drama. Hit me with it. Man, we got a real problem, dawg. My boys, man. Okay. Stiamo cercando di salvarli. We're trying to save you. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm in. Okay, mamma mia, mi stavo incazzando. Who don't, nigga? These Chinese dudes, some FIB cats, the rich white asshole who scammed us on them cars. Devin Weston? That punk bitch? Why didn't you say we was creeping on him? We ain't creeping on him, nigga. At least I don't think he gonna be there. We gotta take all the heat. Take all the heat he can throw at us before we worry about how we come back on his ass. But you is coming back, right? Oh, hell yeah, we creeping on that fool.
Oh, so you ain't the mercurial motherfucker you frontin' as, huh? Man, I'm just trying to make something out myself, dawg. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Shit, nigga, you getting me all emotional now. Nigga might have to stop me your dick, nigga. Oh, please, nigga, fuck off. Man, every fool in this town got somebody who want them clapping. Yeah, but that applies to some fools more than others. I heard that. Nigga, I'm talking about you. Everybody in this town wanna take a pop at your ass. Quello che mi ha commissionato questa cosa è uno che mi dà i compiti da un botto di tempo. Uno sta dentro l'FIB. Mike and Trevor, they should be inside. Can you stay? Quelli che ricattano Michael. I got it, man. I'll holler at you. Come quando Nico doveva uccidere uno dei soci, non mi ricordo chi. Ah, vabbè, ma sai, con Nico non è che uccidevi dei soci. Ancora stanno litigando. Eh? Oh cazzo, ma che stanno a fare? That gun? It makes me think this is a setup. It is a setup. Hey man, what the fuck am I doing risking my ass trying to save y'all ass if you just gonna kill each other? Hey, you're not saving me, you're saving him! Ah, you're saving this fat fuck! Man, y'all gotta keep y'all fucking heads right and end this shit. If not, man, I'll put bullets in both of you motherfuckers. Hey, they here? I know them when I see them, homie. They creep. Alright, good. Y'all hear that? Oddio. Now, if we doing this shit, man, it's either now or never. Come on, Trevor. Where do you want me? All right, man. You go over there. All right, where you want me? You hold your position right there. Okay. I'm gonna go over there. You're the building. Watch your sector. Jeez, dog, gotta wait. Mamma mia, qui esplosivi a go-go. There he is. Lol. Dove stai? Qua? Ti è? Qua? Ti è? Mamma mia. Ma cazzo stanno? Che pezzi di fogna. Caduto quella merda. Alzati. Mori. Trevor. Are they mine? Oh, thanks for coming, you pricks! Four of them! The FIB and Merryweather are doing us a favor. Taking each other out. Perché Trevor è salita a guida mentre sparavo? Brutta merda, che cazzo sali qui? La mar. Arrivo, amico. Merda, altri. Shoot tua. Che
poi Franklin manco ce l'ha il bullet time. Arrivo Niga. Ecco, mortacci quanti. Qua c'è solo uno, lassù vedo un cecchino. Ok. Questa faccia esplode, vai. Mamma mia, sta zompa la macchina in faccia. Dai, cazzo, Trevor. All right, I'm looking for him. Affanculo. Trevor, stop being a prick. It's war zone outside, homies. Poi. Eccola. Vai. Trevor. Vai così. What's the problem, T? Cazzo, devo raggiungerlo. Oddio mio. Entrano gli stronzi. Can you stop? What the fuck? Chi è morto? Trevor. Allora, uno, due, sono più bravo per Mitra, tre, quattro, vai, arrivo. Granata, ce l'ho, vai, tiè. Uno fuori. Come on, T, cut it out! Arrivo. Dove cazzo stai? Eccolo qui! What was the problem? I was a little winded, alright? I took the TO. Nice to see you so worked up. Next time I'll leave you to it. Watch out! Another FIB team on the way! Tacci vostro. Cazzo. Che colpo. Dove cazzo sta? Mortacci tu. Curo. Mamma mia. Di cazzo so. Andiamo fuori. Michael, ma dove cazzo stavi andando? Cioè io mo sto qua su, ma dove cazzo volevi andare? Lo so che non ce la fai più. Guarda Teo. Che rabbia ste cose. Senti, mo uso Franklin e voi fate da soli. Dai. Mamma mia numero. Botto.
ti è. Addio a tutti. E dai, no? Ok, stanno di qua. Elicottero. Vai. Che bello quando uccidi il pilota. Diamo il botto. Tassa altre maglie. No. So, what's up? What's next? Huh? We're just gonna wait around for someone to kill us, or are we gonna wait till this fucker gets turned again, huh? Bite me. Ain't anybody getting turned again, and you know it. Hey man, the way I see it, we only just begun to clean this shit up. We got a lot of old friends I think need to be re-educated. A lot of friends. I mean, things could get really messy. No, we just gotta silence a few noisy people. Hell yo, let me see. There's, Steve Haynes. Ah, boy, yeah. Dave Norton. No, we need him alive. Why? So nobody fucks with us afterwards. What about that triad, motherfucker? The one that thinks you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Stretch? We want to throw him in? Shit, Trevor will throw anyone in just to satisfy his bloodlust. Whoa! Hey! It's called a fucking loose end, all right? And if we're gonna be men of peace and tranquility, we tie up loose ends. Man, Stretch has been a liability. But then we're gonna have to take care of our old pals, Devin Weston and Steve Haynes. Oh, fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? Mamma mia. Stop calling this number. Hey, it's me, dawg. You're alive. I thought someone might have your phone. Nah, but look, I got your phone. Did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? See you putting the ground wheels. Uh-huh. You, just calling for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? Ooh, I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ass. And, Wei Ching. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei Ching! Wei Chang! And Franklin's pal, Stretch! Huh, Stretch? Yeah, man, look, his real name is Harold Joseph. Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show from Del Piero Pier. Shooting permit came up immediately. Shut it! I wanna die, that fucker! Ah, voglio pure io, d'appoggio, Trevor. Ah, I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the B.J. Smith Recreation Center. No, I got him. I got him. Let's keep him clear of known associates. All right, thanks, dawg. You got it. What you got for me? Tao Ching's credit card just bought a Magnum at the beach club in Pacific Bluffs. Okay, I'll go ask his ass about his punk-ass dad. When I find Mr. Weston, I'll send the coordinates. All right, good. Allora, io mi toglierei prima dal cazzo sto Ching, visto che è quello meno influente. Oddio, ha rapito una volta Michael e ha rotto il cazzo a Trevor. Però voglio vedere, voglio togliermelo dal cazzo. Uccidi il signor Ching. Ah, con piacere. Tanto cambiamo radio che queste. Alright, let's do this shit. Dai, cazzo, toglietevi tutti i problemi. Poi fate pace. Pensa se qui uccidevo coso? Uno dei due. Lamar. Oddio, me lo so scordato, Lamar. Hey Lamar, that was above and beyond, homie.
Ain't nothing above and beyond when it comes to the homies, homie. A nigga just wanna be helpful, you heard me? I'm serious, dawg. That's hood. Mike and Trevor too. We great. You a real homie, and I love you, dawg. You too, homie. You done with this bullshit now? No, my God. Almost. A couple loose ends. Aw, shit. I know that voice. You creeping on some fools, huh? All right, nigga, we'll handle your candle. Lay low, my nigga. Intanto vediamo un attimo Michael. Sì, avevo letto in un forum proprio stasera che uno ha preso la prima scelta, non sapevo cos'era e non voleva. Ok, eccoci qua. Ah, i ballad. Disrespectful ass motherfuckers trying to break the order of things. Hey, Lamar and Franklin, send their... Questo come corre, muori. Che volete? Guarda che faccio. No, ho finito le bombe adesive. Muori. A posto, i problemi di Franklin non ci sono più. Perfetto. Aspetta un attimo, vediamo un attimo. No, oddio, quello di Trevor me lo vorrei togliere per ultimo, perché è quello che mi sta più sul cazzo, ma veramente tanto. Proprio che appena lo vedo mi cago dalla bocca. Lui è arrivato però, no, aspetta. Aspetta. Prima il capo della mafia cinese. No, dai! Franklin, ma cosa cazzo fai qui? Ah, ok, lo sta seguendo in macchina. Oh, ma che volevi? Su! Ma che sei? E tu conosci? Eccoci qua. E cominciamo a togliere anche i problemi di Trevor. Hey, the old man's here. He's leaving the beast club. I'm gonna do it next. Oh mio Dio, sono morto. Ah, cazzo, pizzica. Aiaiaia, pizzica. Non pensavo stessero andando via. Ok. Qui si fa così. Laggiù. Boom. E qua. Eppure qua. Spam. Boom. Chi è sta signora? Ah no, cinese. Ok. E così Vittorio Emanuele ritornò agli italiani. Oh, ancora. Mori. Perfetto. Ah, che bello Steve Haynes. Questa ma voglio proprio godere. Anche perché c'è Trevor. L'unica cosa che sicuramente darò un colpo in testa è buonanotte. Sarebbe bello pistarlo di botte oppure torturarlo. È quello che mi stava a chiedere di fare tortura a quello. Mi ha fatto... Andiamo qua. Qual è la miglior location?
Les, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what a small prick he is. Ah, che bello, guarda dove. A city of saints. Sto facendo il suo programma televisivo. And nothing in between but the FIB. Cut! God, this is crap! Who writes this bullshit anyway? Okay, all right. You got this framed right? Yeah, you're looking great. Is the chin? How's the chin? Oh, sharp. All right, the audio's clean? Nice. Oh, well, say something. Check, check, check. Yeah, it's great. Okay, fine, we're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. Hi, I'm Steve Haynes. Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo, proprio come persona. Is Los Santos. A city of celluloid. A city of scumbags. Sta ruotando la ruota. C'è... Io farei una bella cosa. Non so se funziona. Ok. Vediamo il suo programma, va. Eccolo, è lui? What is going on? We need to seal the area. Ma visto! Non mi ho manco visto dove stava sto coglione. Quando ti prepari ad attaccare, non avvicinarti troppo a Haynes. Ma facciamo una bella cosa. Eccolo lì, guarda che bellino lui, col suo mento. È coperto. Sei una merda, sei. Da qui? Ah, fuck! Fallirò anche questo tentativo. No, che fai, Trevor? Aspetta, aspetta. Momento, 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 momento. Dove cazzo sei, coglione? Eccolo. Oh my god! Guy, what's his name? He shot him! Ah, la gioia infinita. Bravo Trevor, bravo. Chi sono? Sì. Via, via, via. C'è la polizia. Di qua si passa? Dai, sì. No! Shit, shit, shit! Ciao, ciao, stronzi. Che va frontale, via. A posto. Adesso manca solo uno stronzo. Però quello serve vivo. Vediamo se mi posso modificare questo. No, vado perché. Ok. Hey, Lester, I dealt with Haynes. You got a location on Devin Weston yet?
Yeah, I do. The Meriwether team was dispatched to protect him in his house in the Tongva Hills. I say house, it's more of a... Yeah, whatever. I'll go up there and get him. No, ma questa è un'altra merda, cioè tutti i casini sono nati da lui. Tutti. E finché sei un criminale per cazzi tua, ok. E quando ci si mettono i poliziotti corrotti, diventa tutta una merda. Sei proprio un culo. Sono. Sono distante? No, 3 km manca. Magari se prendessi una scorciatoia, tipo questa. Opla! Mamma! Mamma mia, mettete dritta! Vai! Che scorciatoiona! Ho preso un ciclista! No, basta, non ho rotto il cazzo, stiamo qui. Oh, guarda che bel mare. Is your heart on your sleeve yet, America? It will be soon. Permesso. Scusi. Sono arrivato dallo stronzo. Oh, zitto, magari lo finisco stasera. Dimmi se circondato di guardie. Oh, che cazzo. Sti mercenari da merda. Hey, unless you got news from the Foundry team, I don't want to be disturbed. Rapisci Devin. C'ho il silenziatore, no, eh? No. Storditore. Ma che storditore. Cazzo. We got a comp set. Fuck. Protect DW. Ok, addio stealth. Sono più cazzato che mai. Una cosa silenziosa mi farebbe solo innervosire. Dai, dai, dove state? Su. Fate i timidi. Yeah. Ce n'ho per tutti. Dai, su. Prossimo. Dai. Dai. Cazzo, sto male. I'm getting kinda bored of killing you, Brett. Bend over here. Caduto. Ok. Eccolo qui, il buon Dave che prende il sole tranquillo. Dove sei? Dove cazzo sei? Dov'è? Oh mio Dio. Chi è? Eccolo qua, l'altra merda. Questa è ancora più merda di quell'altro. Oh.
Ma sono divertito sto stronzo, va. I got Mr. Weston. Let's take him out of the city, make him disappear. Meet me on the cliffs off the GOH, Chiliad Mountain State Wilderness. Tra l'altro, da quando gli ho tagliato i capelli all'inizio, Trevor, gli sono ricresciuti. Figata. Position's gonna be vacant real soon, Slick. I've got nothing against you, apart from the obvious hygiene issue. Michael caused me problems, so Michael had to go. You're looking at it rationally. There are people who are useful to you and people who ain't. And the people who ain't gotta go. Me? I'm not rational. I don't care if you're useful or not. I feel like taking you out, Devo. So that's what I'm doing. This is a serious offer. What for me, you'll have everything you'll ever wanted. All I've ever wanted is to drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled. Thank you. Yes, that's the kind of creativity I need on my team. Come on, let me out of here. Look, I got my own company, Trevor Phillips Industries. Oh, yeah. Mamma mia, senti come sta caga sotto. I don't know if you heard, but I'm kinda gold rich right now, so you got precisely nothing to offer. Prepare for the end, my friend. Oh, zitto. This is why the people I put in my trunk are usually. Nonna, mi ha sfrecciato la macchina vicino, rumore di un proiettile. Ma sai, visto che sia così. Con musica pop. No, è schifo. Vai. I told them I wouldn't kill you. I didn't say anything about cutting your tongue out. I says, Pigpen, this here's a rubber duck, and I'm about to put the hammer down. Sempre sta canzone, becco. Non so perché mi sembra la pubblicità del nome igienizzato. Dai che siamo arrivati, zitto. Here we are, Slick, with a few minutes for some one-on-one time. Ah, guarda che bel tramonto. Hey, we good, T? Never better, amigo. Good. Franklin? Ah, he'll be here. Ha buttato tutto. Eccolo. Franklin. Hey, what's up?
Assume you got him? Ooh, safe and sound. Ain't that right? Che carini, sei. My bad, homie. I pick C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two, offshoring your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No. Franklin? I wouldn't. Oh, no. See, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. Ai 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 ai. Vai, buon viaggio. Arriva in Europa. Che soddisfazione. Che bello. So now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends. Do I have a choice? No, not really. All right, then. As flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Oh. No, finito! Che figo! Adesso vorrei provare anche l'online. Bellissimo, cazzo, il miglior GTA di tutti proprio. Ti giuro, cioè a giocare ripensa la faccia da cazzo di quello, mi sta troppo sui coglioni, una cosa pazzesca. Proprio l'atteggiamento, ci ho goduto quando è esplosa la macchina, cioè. Da paura, ragazzi. Allora, GTA 5 è finito. Le prossime dirette saranno su Beyond. E durante lo streaming io registrerò le puntate. Quando avrò tempo le monterò vecchio stile, ovvero sotto forma di puntate, appunto, di telefilm. In modo che anche chi non sa reggere una roba del genere in mano possa godere della trama. Certo, mi sarebbe piaciuto fare un lavoro simile con GTA 5, solo che non mi sarei caduto né il gioco e né il lavoro che facevo. Poi comunque con YouTube io non ci guadagno, quindi che cazzo me lo faceva fare. I miglioramenti rispetto a GTA 4 sono parecchi, tanti, e anche se comunque sembra un po' la fusione fra il 4, San Andreas, Vice City e il 3, cioè miscuglio di tutti i GTA precedenti. Alcune cose mancano, è vero, però nell'insieme presenta un gioco su una console di vecchia generazione, che è la PlayStation 3, veramente ad un livello
che non mi aspettavo proprio. La cosa che non mi aspettavo proprio niente poi di sto GTA 5 è la cinematografia. Cioè la regia è perfetta. Le cutscene, le scene di intermezzo, le musiche, le colonne sonore durante le missioni. Poi ogni missione è differente dall'altra. Le missioni sono una marea. Una marea di missioni, ogni missione è differente dall'altra. Stupendo proprio. E poi vabbè, c'è la solita impronta satirica che contraddistingue la trama GTA, che a me ha fatto sempre impazzire. Comunque vedo stasera siamo in... vedo online soltanto fetta di culo. Ringrazio comunque anche le altre persone che ci stanno seguendo e che mi hanno seguito per tutta la durata del gameplay di GTA 5. Logicamente, per chi non conosce GTA o non è tanto addentrato nel mondo dei videogiochi, una volta che finiscono i titoli di coda si può ancora giocare a GTA. I finali, da quanto ho letto, sono tre. Adesso andrò su YouTube e me li spulcerò sicuramente, perché di rifare quelle missioni non so quanto mi va in questo momento. O forse magari le rifarò per conto mio. E niente, una volta finiti i titoli di coda, comunque possiamo comunque utilizzare Franklin, Trevor e Michael e fargli fare le missioni rimanenti, oppure quel cazzo che vi pare. A livello di paesaggi e di grafica, secondo me è perfetto. Cioè, c'è gente che si è impuntata sulle aliasing, su oggetti che appaiono dal nulla. Ma cazzo, per valutare la grafica, dare peso soprattutto a quei difetti, la dovete vedere su PC, su PlayStation 3. Questo è il top, e più di questo non potete pretendere. Adesso, ok, si possono tagliare i titoli di coda. Vediamo se c'è qualche prologo, qualche epilogo, scusate. Ma di solito torna... ah, paziente sniper 85. Momento, dall'ufficio del dottor... ah, ok, è lo psicologo. Allora, note ai clienti, strettamente confidenziali, un caso un po' tragico, pieno di contraddizioni. Cerca di trovare qualcosa di buono in tutti, con risultati disastrosi. Questo è vero. Tremendamente egomaniaco. Accumulatore insicuro. Molto esibizionista. Sessualmente represso, ottimo. Ama la sua famiglia, avendola conosciuta non so spiegarmi perché. Desidera ardentemente far parte del sogno americano, il che è strano. Ah, praticamente questo... è la valutazione di come è giocato GTA 5. Perché in effetti alcune missioni si poteva decidere se aiutare la famiglia o no. In questo caso l'ho sempre aiutata. E esce fuori, ama la sua famiglia. Sessualmente represso, perché non ho mai mandato nessun personaggio nei sexy shop. Molto esibizionista, non so da cosa è dato. Desidera ardentemente far parte del sogno americano, il che è strano. Probabilmente i soldi che ho speso. Ho comprato un eliporto, non l'ho mai usato. Spaventosamente miope per ciò che riguarda il dolore altrui. Quindi ho ucciso troppa gente. Cleptomane, ma non del tutto sviluppato. Ah, le macchine che rubi, queste dovrebbe essere. Non è granché come yogi, perché infatti non ho mai fatto yoga. Chissà perché non mi sorprende. Poco interessato alla forma fisica, puoi dirlo forte. Amichevole ma spaventoso. No, perché? Non è una persona che porta tutto a compimento. A voglia. Mi costringerà ad andare in pensione e emigrare. Invece l'ho ucciso alla fine. Che figo. Ste cose in tutti i giochi devono farlo, perché è un po' una prova psicologica. Eccolo qua, il buon Trevor. Avvisi dal sito del social club per consultare il tuo dossier psichiatrico. Forza. Sul tuo conto in banca è stata completata una transazione online. Cioè, praticamente adesso quanto ho? Un bordello, dopo quell'ultima. 17 milioni di dollari. Diciamo di che stiamo a parlare, ragazzi. Allora io direi, visto che comunque abbiamo finito
la missione principale. Oh, Patricia! Dio, che emozione! Un cuore puro si spezza in modo netto. Voglio solo dirti che sarai sempre nel mio cuore. Il mio cuore è pieno perché ti contiene. Sii buono, quello che abbiamo avuto insieme è stato molto speciale. Ti amo, ma sono una moglie. E una moglie deve stare con suo marito. Moglie rispondo. Sei una brava donna, lui è un uomo fortunato. Se ti pesta o fa qualche altra cazzata, gli strappo la testa e ci piscio dentro. Ci ho pensato su molto, l'ho anche fatto. Ma non a tuo marito. È piuttosto divertente. Mi manchi, sei la cosa migliore che mi sia mai capitata. Una donna a cui piacevo e con cui potevo essere me stesso. Non stronza come la maggior parte della gente. Se vuoi mollarlo, sono qui per te. Oh, vedi, Trevor. Bravo, Trevor. Sì, sta cosa è stupenda, quella del riquadro psicologico. Che vuoi? Oh, sembra Silent Bob. Ma lo sai che ho letto che se vai in spiaggia verso sud, Dave, se vai in spiaggia puoi trovare una persona che è convinta di essere Gesù. Ma non è una missione, vedi proprio un personaggio. E niente, gira vestito da Gesù, è proprio Gesù. Se vuoi lo puoi pistare di botte. Dave, allora ci siamo capiti, amico. Ho scritto io quelle mail di Brad. Tutte quante. I tuoi segreti sono al sicuro con me. Adesso datti una cazzo di calmata, smetti di fare il pazzo frio, se magari la gente non cercherà più di farti fuori. Non è necessario che rispondi, sta lontano da me. Ma chi te son culo? Te vuole più vedevo. Ho letto a alta voce il messaggio e tu hai sentito. Aia, al muro! Ho preso il muro col cazzotto. Infatti mo dopo con Franklin voglio fare un bel giretto. Tanto lui gli rifaccio i capelli perché gli sono cresciuti, te giuro, gli ho fatto la rasatura. Cioè me li... era così prima, oh. Che brutto. Allora, proviamo a farlo. Ma solo sti tagli c'hanno qua, che schifo. Rifaglio questo. Ma che è già sta conciatura? No, no, ormai sono abituato a vederlo i baffi. Cioè, anche così non è male. Magari facciamo così, più i capelli lunghi. Così diventa proprio da Epic Meal Time. Acconciature. Mullet. A posto, così è proprio schifo. No, infatti pure io, quando ho fatto caso che gli erano cresciuti i capelli, cioè stavo dicendo, ma porca troia. A parte che poi quando tu cambi, switch i personaggi e cambiano sempre vestito, ma senza che lo fai tu. Cioè, loro quando tu non li usi stanno vivendo per cazzi loro. Ed è bellissima sta cosa. Anche se, ad esempio, a Franklin ho comprato un giacchetto, ho pagato pure tanto, e poi non si è mai messo. Cioè, io ho messo io una volta, quando sono andato a Rio San, ce l'aveva più. Era vestito col cappelletto all'indietro, eccetera, eccetera. Oh, torniamo un attimo a casa di Trevor. Okay. Cioè, pensa a Trevor, c'ha 17 milioni di dollari, guardando cazzo vive. Vale. Vediamo il mio amico Ron, se sta qui. Chi è? So... You've done well for yourself. What are you doing here? Is that la madre? La madre di Trevor. I didn't know they let you out. So you never wrote to me. You never visited. I bet you never found a girl. Tell me. Spaventatissimo. Are you sei gay?
Oh? Is that what this is all about? Oh! I wouldn't care. In fact, I've always wanted a gay son. A son who wouldn't forget about his mother. But Ma! But Ma! But Ma! But Ma! Not, not a peep! Potrebbe essere la moglie, veramente. I fed you. I weaned you. Now look at you. You always were an ungrateful, wretched, sniveling sack of shit of a boy. You know it, and I know it. There was always something wrong with you. Ashamed of yourself. Ashamed of me. Of your own mother. I've been here for hours. And have you gotten me a drink? Or a cigarette? Or massage? Che schifo! I'm an old woman. And you, in the prime of life, have you nothing inside? I'm so sorry! Che schifo! There, it's okay, son. Oh, that's it now! Boh, ginocchiata sul naso. Here I am, old and tired and alone. I'm so sorry for everything. Exactly, for everything. I'm an old woman, Trevor. I don't got no insurance. Oh, I got money! I don't want your goddamn money! Is that what you think I am? A prostitute? Still? You're sick. What can I do? I'm in a lot of pain. I need you to get me some more Deludamol. I can do that. A lot of them. A truckload, literally. And not those weedy little ones. The 1,000-milligram ones. And if you find me a gentleman, well... We both know you need a father. Oh mio Dio, che schifo. Tu dici perché Trevor è così. Che spettacolo. Trovo un furgone con il logo della Deludamol. Quale cazzo è il logo della Deludamol? Senza... No, no. Deludamol. Allora, se lo dovessi incontrare lo prendo. La voglia, una tossica proprio. Allora, se lo dovessi incontrare lo prendo. Mo' intanto mi faccio un'altra missione secondaria. Ah, tra l'altro non so se mi ho mai fatto vedere che ho comprato con Trevor. C'ho due eliporti. Patricia, guarda la foto. Patricia. Trevor. Oh, it's good to speak to you. My thoughts are with you. Is he, Martin? Is he treating you well? If you ever. You're a sweet boy, Trevor. A sweet man. Oh, Patricia, I really miss you. I have to go. Ogni tanto telefona questo. La foto, che carini. Faccia a faccia. A proposito, tutto sto parlando di foto, mi è venuto in mente. No, non volevo sparare. Non volevo. Ho spaventato il fruttarolo. Ron. Che cazzo, muovevi manna prima. Trevor, poco fa ti ho lasciato una bella cosuccia accanto alla roulotte. Dalle un'occhiata appena vuoi. Per sempre Ron. Ma visto il camion che ha parcheggiato all'isola di traffico? Cioè, uno pensa e magari vede le macchine che accostano, quelli che fanno l'autostop solo perché magari uno script della missione. No, succede... Cioè, proprio in modo random. Commercial. The life invader tablet. It's time to start.
Ah, poi voglio vedere un attimo il Facebook di Trevor. Il Life Invader di Trevor. Cos'è? Oh. Che cazzo era? Ma chi sei? Boh. Ho sentito tipo una voce sulla radio. Oh, let's go! Puta! No, aspetta, qua ci sarà qualcosa. Oh! Make me cry! Make me cry! Vaffanculo. Ho sentito. Cazzo, la polizia. Qui! Che cazzo l'ha chiamata qui? Dai, seguitemi. Bullshit! Oh, ciclisti proprio coglioni pure nei videogiochi, in mezzo al cazzo, proprio come quelli di Tor Vergata. Oh, dai un po'. Non mi ricordo più che sono venuto a vedere. Ah, c'è una missione secondaria qui. Ma perché non c'è... Ah, perché sono ricercato. Traffanculo, polizia. Non mi dica che salite pure qua. Beh. What the f... Oh! Sono ciampato. Ecco la polizia di tutto. Guarda questo, sta sparando. Bravo! Mugate. Mugato io, cazzo! Cazzo! Cazzo, cazzo! Sono ciampato io da... Oddio, sono quasi morto. Oh, sto malissimo. Dio mio, un volo di 30 metri. Portacci. Allora, vediamo un attimo Michael, se c'è qualche epilogo anche per Michael. Anche perché comunque era un attimo sparita la missione secondaria. Hey, listen, baby, that was great. I gotta run now, okay? Ok, la famiglia è tornata a casa. Oh. Dio. Ventre molle del paradiso. Il suo gente per collega Steve. Ci mancheranno tanto sia di lui sia di verificanti vestiti. Ma almeno della sua orribile morte è venuto qualcosa di buono. Finalmente ho qualcosa che non aveva pensione. Spero di non vederti mai più. Giustamente. Oh, io provo un po' di cose secondarie a sto punto. Provo un attimo yoga. Ah, pure che la musica, ti è. Ti è, guarda, oh. Ah, questa era la posizione di Cia, guarda che
allineamento perfetto, ano, bocca. Sono sullo stesso asse. Ma è lo stesso di prima. Ma vaffanculo, ma che palle. Certo voglio interrompere. Ok. Mentre vediamo Franklin. Come by. Y'all right, call me later. A posto. Niente di che. Anche se Lamar. No, oh, lo posso usare il telescopio, che bello. Mamma mia, non vedo l'ora di provare online. Mo' tempo che si sistemano i server e tutto quanto, senza fretta, dai. Ma giusto per vedere che livello di interazione c'è con gli altri. Allora, ritorno un attimo da Trevor per vedere se è fattibile quella cazzo di missione dove ero. Pazienza, si è allontanato troppo. Ok, ancora qui. Niente, se sto a divertirmi a buttarsi da sotto, non c'è cazzata. Ok, è tornata la missione in cima. Bella quella macchina, voglio. Via sportello. Scusate, devo fare una salita bella ripida. Che fate? Ma la fate a piedi? Dove? Ma come cazzo zoppa sta macchina? Ma che è? Eccoci. Oddio, questa è la missione di quelli che cercano i clandestini. Look at that! Oh, it's you. What are you idiots up to, huh? Миссис ощущаем честь. Questo non si capisce un cazzo, dice. Это предназначено судьбою. Гордая страна, которая может совершить геноцид и назвать это волею Божьей. Che faccia Trevor? Fellow can't speak two words of English, but he knows this is the best country. Jesus. Hey. Hey, what's that? Illegals ruining the place! Come on! Come on, let's go! Let's go! Get in! Rachen. Comunque è stupendo quando si vede la mamma di Trevor. Cioè, là capisci tutto, proprio. You still got that stun gun? Oh, good man. Always prepared. Lo sto... Malinota. Oh, the depth's all troll for 500 bucks. You two are completely loco. If you'll forgive my use of Spanish, you do know what that means, right? You spout all this hippie nonsense, but I know you're a patriot, Trevor. Okay, give me a cloak so I can incapacitate him humanely. Oh, lol. Adios, amigo! Hey, Civil Border Patrol, keep your hands where I can see them.
Boo. This is a citizen's arrest. Not you lunatics again. You could have killed me. Get in the vehicle now, sir. Двигай. Okay. Vabbè, ve lo portate voi, io mi cagate al cazzo. Io ho finito qua. No, che palle, io volevo via il quad. Good work, boys. Now head for the cement factory. We got reports of more illegals working over there. Where are you taking me? Sono tutti malati sto gioco. Go home to Mexico, sir. What are you talking about? This is my home. I have my papers right here. Oh yeah? Well, let me see that. Oops! Из рук выскочили. You won't get away with this. I report you. You want to report me? Are you sure this old man's a threat to American freedom? Sure as I've ever been about anything. Jesus, you're a real fuckwit. Step on it, Trevor. Sulle moto, pensavo fosse questo. Guilt if I ever saw one. Probably cartel members or child molesters. Go, they're getting away. Who the hell are you guys? Who the hell are we? Well, we are American. Gordi americanzi. He doesn't even speak English. Yeah, but he can sing the national anthem like a choir boy. Cazzo. Short was me. Keep your focus, Trevor. Certo, pure voi a fare inseguimenti con sta Jeep, ma non sa famo una moto. Beh, giustamente qua dove mettono. Il prigioniero. Ancora! Così che buco erode. Ah cazzo, c'ho il taser. Cazzo corrono. Ok, ci sto. Uno. Due. Mamma mia. Run and I'll put you down again. You understand me? Ti arrestovan za prestupleniye protiv demokratii. Ma quello parla russo. Let's go, buddy. You're coming with us. Yeah, underlay. Underlay. In the vehicle now. Good work, everyone. Thanks for the help, Trevor. You're a fine patriot. We'll take it from here. A posto. So I just get left here? Tanto deviamo. We made Uncle Sam proud today. Olle. Allora, qui che altro c'è? Nulla. Un garage. Ah no, aspetta. Sta salvando.
c'è la N. La N di Eagle. Che dovrebbe essere il cacciatore. No, che cazzo è? Andiamo a vedere, va. Faccio questa e poi basta. Vecchio! Mo che altro è combinato? Pensavo aveva finito. Oh, he's making such a fuss, these celebs. Oh, they're not like you or me. Ah, apart from you, John. Would you go and get him one of his favorite pizzas? No. Well, then I don't know what to do with him. I mean, he hasn't eaten for a few days. You've kidnapped a major movie star, okay? Now, you can either leave him somewhere and hope he's been sufficiently scared shitless to stay quiet, or you can send him on the kind of trip he won't come back from. Oh, a trip! Such fun! Oh dear, what a palaver this is! Decisions, decisions! If you could just handle this, Jock. Al is in the boot of the car. You'll be doing us such a favor. I'm really not one for goodbyes. My God, take care of me. Dio mio, 4, 5 chilometri, mamma mia. Mica ho capito che sta qua dietro. I'm the man getting you from A to B. A being the trunk of this car and B being a horrific scenario of my choosing. Oh God, please no! I have money on me! Lots of money! Good to know, Al! Good to know! I'll be sure to grab that after that. Oh, please, let me go! I thought you were a big, tough action movie guy! Go on a shopping spree with a red shark card. The great white shark. No, ma che lascio andare? Questo ormai... Oops! You don't see this car here! Ma credo di essermi rotto il naso. Ah, see, you can act! Don't listen to all those movie critics! Are those crazy old bricks with you? Just me and you, honey bun! Did you have fun with those two? They're harmless, aren't they? They are not harmless! But ti giochetti da salotto. The things that woman may be due to her feet! Ah, you lucky boy! Older women are too cherished! Like fine cheese! Sometimes the rind is the best bit! What do you want? Cars? Drugs? Without art, I got shitloads of art. I didn't know you would've want that. Fuck! You barely know me, Al, and you're already judging my cultural standing. I find that very offensive. With that old burning inside, just to think it could be, time has opened the door. There must be something you want. Other than a cheeseburger, a cold beer, and you shutting the hell up, I'm all good.
Whatever they're paying you, I'll double it. They're not paying me anything. Why are you doing this? Well, one, I'm a bad person. Two, I understand that love takes many forms. And three, most importantly, you've seen all our faces. I've made the mistake of not tying up loose ends once before. I won't tell us go, I promise. We both know you'll go straight to the police. I won't. I fucking swear it. I could give you $10,000 right now. Ma c'ho quei 17 milioni, ma che me frega. It's time for your final scene. What are you doing? Oh mio Dio. No! No, io volevo fare la foto. Aio. Doc, we've been worried sick. I regret to report the sad passing of Mr. L. Donopoli. Train accident. Very sudden. I loved that man. We will remember him always. The way he was on TV before we met him. Not that any of us met him, of course. You two enjoy the rest of your vacation. Ale. Ok ragazzi, dopo questa ultima azione cattivissima, io vi saluto e con questa penso che non farò altre dirette di GTA 5, il resto lo giocherò per i cazzi miei, al massimo farò una partita registrata dell'online, giusto per vedere un attimo, linea generale, cosa offre. E che altro dire? Quello che devo dire l'ho detto durante i titoli di coda, spero che vi siate divertiti. E grazie a tutti per aver seguito. Come al solito vi ricordo che se vorrete seguire le prossime dirette non dovrete fare altro che segnarvi al gruppo di Facebook o al canale di YouTube. Con questo è tutto, vi saluto e grazie.